per Notizie Abruzzo, siamo in compagnia del dottor Luigi Di Giosaffatti, direttore generale di Confindustria Chieti Pescara. Lei prima, parlando, presentando l'innovazione, i progetti sull'innovazione, ha anche ricordato un dato negativo, cioè molte di queste piccole aziende si fermano dopo 3 anni. Perché? Sì, ecco, mi riferivo in quel dato alle spin-off universitarie. Le spin-off universitarie, ahimè, hanno per la maggior parte, intorno al 40%, una durata che è inferiore ai 3 anni. Questo è un dato molto negativo, naturalmente parlo di un dato nazionale, e noi dobbiamo nei prossimi 4-5 anni invertire la tendenza. Noi dobbiamo dare un carattere più imprenditoriale anche alle spin-off universitarie. Le buone idee, le buone pratiche, le buone iniziative partono dal basso o dall'alto, secondo il dottor Di Giosaffatti? Partono assolutamente dal basso. Noi siamo convinti che la futura innovazione partirà dalle esigenze, spesso anche inconsapevoli, dai consumatori. C'è anche un grande dibattito, per l'appunto, sul carrello della spesa e desumere da là anche le prossime iniziative politiche e i temi sociali. Ma le persone anziane, visto che oramai viviamo in un contesto che i sessantenni sono il doppio dei ventenni, possono portare qualcosa di innovativo? Sì, assolutamente sì, e l'importante è saper coniugare la maturità lavorativa di chi è ancora al lavoro con i nuovi giovani che entrano. È vero che assistiamo a un dato sconvolgente: la quarta rivoluzione industriale per la prima volta fa sì che i giovani nuovi che entrano sul posto di lavoro consentiranno ai senior di arrivare alla pensione, perché daranno loro i primi strumenti di digitalizzazione che loro non hanno mai avuto, perché sono analogici. Ecco, questa è una inversione che non era mai accaduta, diciamo, nella storia dell'economia. Bene, poi questa puntualizzazione. Infine, lei ha ricordato durante la conferenza stampa il ruolo del Pescara, del sindaco Pescara, con cui Confindustria ha intrapreso un'iniziativa comune. Il nostro presidente Silvano Pagliuca ha invitato il sindaco di Pescara, Carlo Mesci, a aprire uno spazio fisico su questa città, che è una città moderna, che è una città aperta, per nuovi progetti di innovazione, da far gestire alle associazioni di categoria, a tutte le associazioni datoriali che intendono avviare e supportare progetti di innovazione. Bene, cosa possiamo aggiungere per concludere questa nostra chiacchierata? Intanto vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto anche nell'ascoltare tutto il panel dei relatori che vi hanno detto come e quando faremo questa 2 giorni di innovazione. Chiederei a tutti voi della stampa di poter divulgare al massimo e dare la possibilità a tutti i giovani e meno giovani di vedere le proprie idee realizzate in progetti, prodotti o anche servizi.